Buonasera a tutti, siamo qui per il secondo incontro della nostra piccola serie Le competenze contano, che è un po' lo slogan che noi abbiamo adottato per presentare i vari libri di questa collana che io dirigo, che si chiama Scienza e Filosofia. E dopo l'incontro precedente che abbiamo avuto qualche settimana fa, che abbiamo avuto come protagonisti Lorenzo Casini, Vera Tripodi, Lucio Russo e Vittorio Marchis, con dei libri di varia natura, ma che tutti avevano come caratteristica comune quella che vogliamo promuovere con la nostra collana e con i nuovi libri che vogliamo proporvi in questa nostra nuova puntata. Ecco, la collana, come dicevamo già l'altra volta, nasce una decina d'anni fa, ma è, come diciamo, riproposta e rinata con questi nuovi libri, con un'accentuazione molto forte di questa grafica, peraltro veramente molto elegante, per cui ringrazio chi ha fatto questa operazione grafica davvero innovativa, che però ripropone quel nostro vecchio simbolo che parte da Charles Darwin, I think, e poi l'idea della vita di Darwin con queste diramazioni, il famoso corallo della vita. Ecco, I think, e sono tanti modi di pensare soprattutto a quello che noi pensiamo essere lo strumento principale che deve essere declinato in tanti modi diversi, che è quello che noi chiamiamo il pensiero critico. Non lo chiamiamo così solo noi, perché è qualcosa di molto ben delineato anche come disciplina, una disciplina trasversale che ci permette di affrontare i diversi ambiti del sapere, come stiamo facendo appunto in questa collana che, lo ricordo, partiva 10 anni fa con Carlo Rovelli e il suo Che cos'è la scienza? Che cos'è la scienza? Un libro che ha avuto grande fortuna, come altri libri poi di Carlo Rovelli, e naturalmente ci auguriamo che ognuno di questi libri abbia grande fortuna, perché sono dei libri che ci proponiamo siano soprattutto dei libri utili, mostrino come le competenze nei vari ambiti, uniti anche a una certa sapienza, diciamo, filosofica, metodologico-filosofica, possano incidere sulla realtà. Cioè, noi propugniamo una filosofia utile, per dirla con Carlo Cattaneo, e la decliniamo in tanti modi, nei modi, diciamo, come dicevamo l'altra volta con Marchis, con dei saperi politecnici e con dei saperi che comunque hanno come orizzonte comune questa congiunzione tra scienza e filosofia. Quest'oggi abbiamo anche oggi quattro ospiti e parleremo in realtà di tre libri, perché due di questi libri di cui parleremo oggi hanno due autori. Tra l'altro io sono qui nel doppio ruolo di coordinatore di questo incontro e anche di autore di uno di questi libri. Poi dirò come è nata è nato questo libro. Vi presento brevissimamente i relatori di oggi, che innanzitutto Amedeo Santosuosso, che peraltro non è la prima volta che scrive un libro per questa collana. Pochi mesi fa, in realtà, ha scritto un libro che, tra l'altro, ha avuto una grossa eco, perché è un libro molto innovativo, proprio nella collana Scienza e Filosofia, Intelligenza artificiale e diritto, perché le tecnologie di intelligenza artificiale sono una grande opportunità per il diritto. Ecco, oggi però non presenterà questo libro, anche se effettivamente è un libro recentissimo e che peraltro sta avendo una notevole eco, un notevole successo, ma perché proprio in questi giorni invece esce un libro che ha scritto insieme a una sua collega Sara Azzini, che è qui con noi e che ringrazio entrambi di essere qui con noi, e che entrambi sono. Amedeo Santosuosso è direttore di diritto, scienze e nuove tecnologie, che è anche un dipartimento di cui fa parte anche Sara Azzini, la quale collabora con lui. Ecco, li potete vedere sullo schermo, li saluto, salve ad entrambi. Ciao. E si sta occupando in questi mesi, proprio, indovinate di cosa, di Covid-19 e di tutte le attenzioni, entrambe se ne stanno occupando, lei in particolare per la parte online, per la parte appunto che continuamente riaggiorna e monitora.
Vi dico anche brevemente, allora vi dico subito che adesso farò intervenire tra poco subito Amedeo Santosuosso, che poi dovrà purtroppo lasciarci, ma comunque continueremo noi tranquillamente, sarà con noi comunque per una buona metà e forse oltre del nostro incontro. Darò poi subito la parola ad Antonietta Mira, che è una grande scienziata dei dati, che è la mia coautrice in un libro che abbiamo intitolato La pandemia dei dati, ecco il vaccino, poi spiegheremo bene di cosa si tratta, dove il vaccino peraltro è quello stesso pensiero critico di cui parlavo prima e che un po' diciamo pervade lo spirito di tutta questa nostra collana e che qui viene declinato appunto nei termini della scienza dei dati. Antonietta Mira insegna statistica all'Università dell'Insubria e anche a Lugano, dove ha fondato il laboratorio di data science. Quindi insomma vedremo come la scienza dei dati è importante sia nel discorso che faranno Santosuosso e Azzini, sia nel discorso che sentirete da Antonietta Mira. Poi noi abbiamo anche qui con noi il traduttore di un libro che sta per uscire. Diciamo che i nostri libri di cui abbiamo parlato fino adesso, La pandemia dei dati, ecco il vaccino e La giusta distanza, che forse non avevo ancora detto il titolo, La giusta distanza, questo nuovo libro di Santosuosso e Azzini, che ha come sottotitolo Le nostre libertà dopo Covid-19, questi due sono già disponibili, quindi li potete già trovare. Invece questo terzo libro di cui parleremo con Tommaso Piazza, che saluto, che è qui con noi anche lui, che ha tradotto un importante filosofo americano, Jason Stanley, in un libro che vedrete poi come che si collega con i discorsi che faremo in maniera molto stretta, perché Tommaso Piazza, che insegna filosofia del linguaggio, anche se è di fatto un filosofo della scienza, un epistemologo, anche lui all'Università di Pavia, ha tradotto questo libro, che è un libro che parla della propaganda, che è proprio appunto il titolo del libro, cioè come parlare oggi della propaganda, in senso positivo, in senso negativo. Diciamo che molto spesso ci viene più facile parlarne in senso negativo, ma vedremo anche che insomma è un discorso dove la filosofia si applica molto bene, la filosofia di oggi, la filosofia analitica in particolare. Quindi partirei subito con l'intervento di Amedeo Santosuosso, che ci parlerà, ecco, a tutti chiedo di fare come abbiamo fatto l'altra volta, e credo sia riuscito molto bene il nostro incontro, perché siamo riusciti a dare in pochi minuti, in una decina di minuti a testa, l'idea di che cos'è il libro, a che cosa serve un libro, a cosa servono le competenze, le grandi competenze che ha Amedeo Santosuosso, che è stato, sappiamo tutti, giudice, è stato anche presidente della Corte d'Appello del Tribunale di Milano, e adesso ha questo impegno, da sempre è stato impegnato nei rapporti tra bioetica, scienza e diritto. In questo libro ha messo insieme a Sara Azzini, al servizio dell'attualità strettissima, perché questo è stato un libro che abbiamo pensato velocemente proprio perché ci sembrava urgente fare e monitorare una questione di fondo, cioè quanto un'emergenza che nasce da una pandemia, cioè dalla biologia che invade le nostre vite in maniera più o meno deterministica, nel senso che ci costringe a fare alcune cose, ma quanto questo incide con le nostre libertà fondamentali, cioè le nostre libertà quanto vengono intaccate, quanto la scienza giuridica, quanto il diritto e la stessa, che poi si incorpora nelle nostre leggi, nella nostra Costituzione, subiscono degli scossoni da tutto questo, e magari quali sarebbero i modi per evitarlo. Insomma, comunque a Santosuosso chiedo di raccontarci un po' il libro è scritto in maniera chiarissima, devo dire tutto lo sforzo che noi facciamo in questa collana è di scrivere in maniera molto comprensibile, anche quando parliamo di cose davvero che richiedono competenze molto elaborate e anche una lunga esperienza. È un libro davvero scritto molto bene, mi complimento con gli autori e lascio la parola ad Amedeo Santosuosso. Bene, grazie Armando, buonasera a tutti. In effetti questo libro inizia come idea ad aprile, eravamo nel pieno del primo confinamento o lockdown, e siamo stati tentati dal fatto di
esprimere in forma di libro delle cose, dei concetti relativi a fatti che accadevano con una rapidità, con una velocità incredibile, e allora verrebbe da dire: ma il mezzo libro non è il mezzo adatto per affrontare una materia così incandescente e in evoluzione. Giusto per fare un esempio, un paio di sere fa in televisione ho sentito il nostro Presidente del Consiglio che così en passant ha detto che con un DPCM stava creando la struttura che avrebbe gestito la montagna di denaro che si spera che arrivi con il Next Generation EU, il programma europeo di aiuto. Io ho fatto un salto sulla sedia, io non so quanti italiani hanno fatto un salto sulla sedia. Allora facciamo macchina indietro. 31 gennaio di quest'anno, sulla base di una serie di segnalazioni che c'erano state, viene dichiarato lo stato di emergenza in Italia, ma è non uno stato di emergenza politico di carattere generale, ma è lo stato di emergenza di protezione civile, perché questo prevede la legge italiana. Lo stato di emergenza di protezione civile è quello per alluvioni, incendi, disastri vari, eccetera. Da un certo punto di vista anche il Covid, la pandemia era un evento di questo genere. Però poi il vero passaggio avviene il 23 febbraio, quando viene approvato un decreto legge che dà al Presidente del Consiglio la possibilità di emettere dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti che non passano per il Parlamento, per intenderci, che hanno dei poteri sconfinati. Proprio vi leggo rapidissimamente: può regolare il Presidente del Consiglio da solo, può regolare l'allontanamento delle persone dal comune o l'accesso al comune, la sospensione di ogni tipo di manifestazione di qualsiasi natura, la sospensione dei servizi educativi, dei servizi di apertura al pubblico dei musei e delle altre istituzioni culturali, la sospensione dei viaggi, la sospensione dei concorsi, stabilire sorveglianza attiva delle persone in quarantena. Potrei andare avanti per un'altra decina di minuti, cioè praticamente finisce nelle mani del Presidente del Consiglio tutto l'insieme delle nostre libertà e dei nostri diritti. Una cosa da evento straordinario. Ecco, allora, in effetti l'evento non era un evento ordinario e quindi andava affrontato anche con mezzi, diciamo così, eccezionali. Però poi, già nel corso dei mesi successivi, ci sono stati la Presidente della Corte Costituzionale, illustri costituzionalisti, ora non entriamo in dettagli, però tutti hanno detto, dice, va bene, questi poteri eccezionali si possono ammettere in quanto sono necessari, ma deve essere chiaro il confine tra regola e eccezione. Ecco. Perché solamente se è chiaro il confine tra regola ed eccezione, noi possiamo sapere quando il fenomeno si attenua, oppure abbiamo imparato a governarlo, perché anche questo è un aspetto importante, non c'è più bisogno di questi mezzi eccezionali. E qui arrivo al mio salto due sere fa, o tre sere fa, di fronte all'annuncio che a fronte del maggior flusso di denaro che si possa immaginare per l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, la struttura di comando, che pure l'Europa ci sollecita, perché dice guardate che questa gran quantità di denaro richiede una struttura più agile della inefficiente amministrazione pubblica italiana, ma questa struttura il Presidente del Consiglio pensa di organizzarsela con un suo decreto, non dico privato, perché chiaramente non è materia privata, ma con un suo decreto, diciamo, che si giustifica solamente per la situazione eccezionale. Ora, quella non è una situazione eccezionale, quella è una situazione che va governata con anche cambiamenti, ma cambiamenti approvati con leggi. Allora, giusto, il pubblico può ignorare queste cose, e giustamente, eccetera. Esistono le leggi approvate dal Parlamento,
i decreti legge che sono decisi dal governo tutto insieme e che poi vanno al, devono essere controfirmati al Presidente della Repubblica e vanno al Parlamento. Per cui c'è un sistema di controllo. I DPCM non sono soggetti a questo tipo di controllo. Allora, lungi da me fare se quello che spesso è uno sport nazionale, tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, io credo che in questo caso il Presidente della Repubblica dovrebbe far rinsavire quest'uomo che con tanti meriti, tante difficoltà che si è trovato a fronteggiare, in realtà mi pare che stia andando un po' oltre. Questo è un problema serio. Allora noi abbiamo provato nel nostro libro a mettere insieme non una serie di questioni giuridiche, ma a collocare queste questioni giuridiche in riferimenti storici, perché non è la prima volta che c'è una, un'epidemia e c'è da fronteggiare, riferimenti di tipo scientifico, riferimenti di tipo tecnologico, no? Perché per esempio il dibattito, noi nelle prime pagine del libro ricostruiamo un po' alcuni temi che erano nel dibattito pubblico, non giuridico, il dibattito generale, nelle nostre società prima che arrivasse la pioggia. Abbiamo usato il titolo di un bellissimo film di qualche tempo fa che racconta delle storie importanti e drammatiche, però con tono lieve. E tra le cose che c'era prima della pioggia c'era un grande dibattito sulle tecnologie che noi abbiamo sintetizzato richiamando due libri, uno che è intitolato More with Less, che dice come con le nuove tecnologie noi riusciamo a fare più cose di prima con meno materie prime e meno risorse, mentre all'opposto c'è una, e quindi una visione in qualche modo ottimistica, però poi in un attimo vi dirò perché non è una visione ottimistica solamente. All'opposto vi è invece la visione di una persona come la professoressa Zubanov della Harvard University, e che è tutta incentrata sull'idea che con le tecnologie ci stanno controllando di più, secondo questa idea un po' ossessiva del panopticon. Perché dico che la visione della tecnologia che oggi ci consente di fare più cose con meno materie prime è una visione più aperta, ma non necessariamente ottimistica. In sostanza ci dice, more with less, ci dice che è un'opportunità quella che abbiamo. Ecco, non è qualcosa che accadrà necessariamente, ma è semplicemente un'opportunità che, per cui è nostra responsabilità di come utilizziamo questa tecnologia. Noi abbiamo visto per esempio dei cambiamenti culturali assai importanti, cioè anche persone che prima erano assolutamente riottose all'utilizzare le tecnologie hanno fatto di necessità virtù, e ci sono dei segni anche proprio nelle vendite. Ho visto una recente rilevazione: per la prima volta in Italia sono stati venduti negli ultimi 6 mesi più strumenti tipo computer, tablet e via dicendo, piuttosto che semplici cellulari, mentre noi eravamo famosi in Europa per essere grandi consumatori di cellulari e meno di connessioni internet, che sono quelle che invece sono rivelate necessarie. Questo probabilmente è uno degli aspetti collaterali positivi di una vicenda che altrimenti è assai grave. Noi poi verso la conclusione del libro non ci siamo messi ad azzardare previsioni, perché è assolutamente sbagliato, è impossibile, però abbiamo cercato di individuare quali potessero essere i fattori chiave di cambiamento, quelli, abbiamo usato l'espressione game changers, cioè i fatti che possono cambiare il gioco. E abbiamo individuato lo smart working, cioè il lavoro a distanza o lavoro agile, come si chiama nella legislazione italiana. Ci è sembrato che fosse il fattore di maggiore cambiamento. Perché? Perché con lo smart working non cambia solamente l'organizzazione del lavoro, che comunque è cosa assai importante, cioè dire che all'esito dell'esperienza della pandemia
ci sarà tra il 20 e il 30% della forza lavoro che lavorerà da casa o in luoghi di co-working e via dicendo, non è un affar da poco, perché significa che le aziende si devono riorganizzare, cambia il concetto di organizzazione aziendale. Ma così come cambia il lavoro, cambiano le città, perché a questo punto la concentrazione in centro, io mi chiedo, grattacieli che sono stati costruiti a Milano, a City Life e anche nel nuovo quartiere, quello dove prima c'era l'isola, che cosa dovranno essere riconvertiti perché non ci sarà più quella concentrazione così forte, continuerà a esserci ma meno forte. Ma cambia anche la vita familiare, perché a questo punto è necessario che ci si organizzi diversamente. Cioè, chiunque di noi ha avuto dei bambini piccoli ricorda che il motto il lunedì mattina era, sia per gli uomini ma anche per le donne, per le mamme, era Thanks God it's Monday. Cambiando il Thanks God It's Friday della fine della giornata lavorativa, ma con il lunedì mattina si rientrava nella vita pubblica. E invece no, se si sta tutti in casa, e si sta tutti in casa. Per cui questo rende la vita familiare un po' più complessa, un po' possono aumentare gli attriti. E infatti sono documentati aumenti di violenza all'interno della famiglia. Cambia il concetto di socialità. Ora qui è interessante, e finisco su questa cosa, il concetto di socialità, perché la socialità mediata attraverso questi strumenti è una cosa fantastica. Noi se proviamo semplicemente a immaginare cosa sarebbe stato il Covid senza la possibilità di queste trasmissioni, come quelle che queste connessioni, come quella che stiamo godendo ora, e però bisogna sapere che è un surrogato povero, perché chiunque abbia esperienza di una riunione di lavoro, una riunione scientifica e via dicendo, sa dove ci sia della tensione vera, tensione nel senso che c'è qualcosa di serio in gioco, sa benissimo che a distanza è molto più facile mentire, dire delle autentiche stupidaggini sapendo di dirle. Cose che invece in una riunione in persona basta un sorriso ironico a smontare una sciocchezza che viene detta per propria convenienza. E abbiamo citato anche un dialogo tra Socrate e la discussione sulla giustizia, dove il soccombente, che non era Socrate, nella discussione a un certo punto, Platone annota, sudava fortemente. Ecco, questo non è possibile con i media a distanza. E quindi questo cambia la socialità, cambiano i contenuti della socialità e cambia anche la creatività, perché è risaputo che ci vuole una massa critica per la creatività. Insomma, abbiamo provato a fare uno spaccato di tutto questo, l'abbiamo fatto lavorando a distanza. Questo è stato un libro scritto totalmente a distanza. Però io e Sarazzini sono più di 15 anni che ci conosciamo, che collaboriamo e che facciamo delle cose insieme. Questo ha reso possibile, ma se io non avessi conosciuto Sarazzini e Sarazzini non avesse conosciuto me, io non credo che il risultato sarebbe stato lo stesso. Vi ringrazio. Grazie ad Amedeo Santosuosso per questa puntuale presentazione. Naturalmente dopo con Sarazzini approfondiremo alcuni dei temi che tu hai lanciato. Adesso io però, nel dare la parola a Antonietta Mira, diciamo che mi ricollegherei proprio a questa questione della regola e delle eccezioni, perché la regola e le eccezioni, quindi lo stato di eccezione di schmittiana memoria di cui parlava Santosuosso, rimanda anche a una serie di regole che non erano particolarmente chiare magari in questi mesi, proprio perché magari erano legate anche a un modo di dare le informazioni e i dati. Allora, il libro che abbiamo scritto insieme, io e Antonietta Mira, nasce dalla consapevolezza, parlava tra l'altro Santosuosso poco fa, l'altro tema a cui mi voglio ricollegare è questo, quello delle previsioni. Giustamente
Lui dice non possiamo dare previsioni, però sicuramente cambieranno delle cose dal punto di vista dello smart working. L'altro tema grosso che poi su cui vorrei sentire Sarazzini è quello della tracciabilità. Insomma, siamo nel pieno di temi che si collegano chiaramente molto bene anche a quelli del nostro libro, Antonietta, ma voglio ricordare qui un po' a tutti come è nata questa nostra collaborazione. È nata proprio dalla consapevolezza che i dati che venivano, non è che è impossibile fare delle previsioni attraverso la scienza dei dati, attraverso la scienza statistica, si possono fare delle proiezioni, ma l'incontro, noi ci conoscevamo già anche noi chiaramente, non avevamo mai però lavorato insieme, ma la consapevolezza a un certo punto, nel momento in cui Antonietta Mira, che era all'interno di una serie di gruppi di lavoro che si stavano occupando, stiamo parlando di febbraio, proprio di Covid, non si chiamava ancora Covid-19 credo in quel momento, l'hanno chiamato così poco dopo, ma insomma lei mi aveva contattato al Sole 24 Ore proprio per vedere se si poteva pensare un modello previsionale sulla base dei dati che circolavano. Ci siamo resi conto nelle settimane successive che appunto i dati erano piuttosto confusi e quindi da qui poi l'idea anche di fare un libro che si chiama La pandemia dei dati, no? C'è una infodemia che accompagna anche la pandemia, che ha fatto sì che appunto i dati spesso non siano confusi, non siano omogenei, non siano utilizzabili e quindi insomma si possono comunque fare delle proiezioni, delle previsioni, ma non nella maniera accurata con cui appunto uno scienziato. E allora questo ci ha indotti a scrivere questo libro, che non è solo un libro sulla pandemia, ma è un libro che vuole mostrare quali sono tutti gli strumenti mentali presi, vuoi dalla filosofia, ma molto spesso gli strumenti della filosofia coincidono, sono molto vicini o si servono anche di una storia del pensiero, di una parte della strumentazione che è anch'essa parte del pensiero, della storia del pensiero filosofico, che è la storia della probabilità, della statistica e oggi della scienza dei dati. Ed è qui adesso appunto il libro è una sintesi di tutto questo, è un tentativo anche nel nostro caso, come nel caso di Santosuosso e Azzini, di fare della buona divulgazione. Addirittura abbiamo azzardato una serie di illustrazioni che poi spiegheremo, hanno a che fare con la nascita stessa dell'infografica, no? Perché non solo si mente, come nel dialogo socratico ricordato da Santosuosso, in persona, ma si mente molto anche con la statistica. C'è un famoso libro, Come mentire con le statistiche, ma per non mentire con la statistica bisogna dare dei dati corretti e anche trasmetterli nel modo giusto. Un grande filosofo come Otto Neurath aveva, che era uno protagonista del positivismo del circolo di Vienna, è stato lui, forse pochi lo sanno, a inventare l'infografica, e nel libro poi credo farà vedere Antonietta alcune immagini che sono delle illustrazioni del libro, si rifanno un po' ironicamente, un po' in modo spiritoso, però a quella idea molto seria che le statistiche, i dati possono essere forniti anche proprio in maniera molto immediata. Ma abbiamo fatto di più, abbiamo fatto una cosa abbastanza scherzosa che faremo vedere subito. Un medico che è anche cantautore, Paolo Zanocco, ha fatto una specie di spot, diciamo così. Parliamo già di propaganda, poi quando poi daremo la parola a Piazza per parlare di propaganda, in questo caso crediamo propaganda positiva, per cercare di fare una pubblicità il più possibile per arrivare, perché le competenze, diciamo, possano arrivare nella maniera più diretta e più comunicativa possibile al massimo numero di persone. Quindi forse partirei, prima ancora di dare la parola ad Antonietta Mira... Una pubblicità progresso, con la pubblicità progresso. Ecco, bravissima, una sorta di pubblicità progresso. Facciamo... Radice quadrata di n, pi greco, curva gaussiana, esponenziale. I numeri ci scocciano da tutta una vita e con la matematica una brutta partita, ma oggi la faccenda sta toccando il fondo, qui sembrano la cosa più importante del mondo. La tele ci frastorna con un mare di dati e adesso siamo tutti come ipnotizzati, con grafici, tabelle, proiezioni, istogrammi, la sera nei talk show si fanno solo dei drammi. E
e questi dati, ma dove li han trovati? Dati, ma chi li ha mai cercati? Dati, ma chi li ha elaborati? In mezzo a questi numeri siamo tutti scoppiati. La malattia dello stress per i dati sta dilagando e siamo tutti infettati. Ma per fortuna c'è un vaccino speciale, ti basta leggere e capire un nuovo libro eccezionale. La formula della curva gaussiana, la curva detta anche normale, perché in media tutto tende a lei a lungo andare. Ecco, questo è il nostro spot. Adesso a te comunque entrare un po' nel merito del nostro libro, spiegando come abbiamo un po' cercato di congiungere questi due saperi, da un lato il pensiero critico che si nutre della tradizione filosofica e dall'altro la scienza dei dati, mostrando come in tutto questo da collante fanno le scienze cognitive, no? Il fatto, tutte quelle scienze che ci aiutano a capire quali sono i nostri errori, che sono anche se un ingrediente, gli errori che facciamo continuamente, che anche i medici fanno, che sono spesso errori di ragionamento probabilistico. A te la parola, Antonietta Mira. Grazie Armando. E grazie anche a Paolo Zanocco che ha cantato la canzone e l'ha creata, e a Filippo Pellizzetti che ha creato il video, e a Teresa Zdralevic che ha creato le immagini. Allora io ho raccolto alcune di queste immagini che adesso pregherei la regia di mostrare, e su queste immagini vi racconto un po' qual è lo scopo del libro. La pandemia dei dati è un libro vaccino, ed è un vaccino mentale naturalmente. Il libro è nato per far capire al lettore nella maniera più chiara e avvincente possibile come vanno letti tutti gli indicatori, i famosi 21 indicatori, le curve, le percentuali che hanno invaso le nostre vite. E la scommessa è che man mano si procede nella lettura, questo vaccino mentale inoculato nel lettore aumenti la sua efficacia e gli permetta da un lato di orientarsi nella giungla dei dati e dall'altro di sfuggire alle molteplici trappole, le confusioni e le imprecisioni che la serva gli riserva, evitando proprio queste trappole mentali, queste distorsioni cognitive di cui Armando ci ha detto. E il vaccino si chiama proprio pensiero critico ed è composto da due ingredienti fondamentali. Il primo è la filosofia, Armando, che ci insegna ad essere aperti e antidogmatici e nel contempo ad amare la conoscenza. E il secondo è la probabilità, e quella sono un po' io, che ci permette di estrarre informazioni dai dati e dalle informazioni passare alla conoscenza che guida le nostre decisioni e le azioni, non solo le nostre, ma anche quelle di chi ci governa. E in un mondo dominato dall'incertezza, la probabilità, la scienza dei dati, la filosofia e in ultima analisi questo pensiero critico sono la guida più sicura per la vita, e sotto questa guida andrà tutto bene. E la pandemia dei dati vuole essere un manuale che fornisce ad ogni buon cittadino gli strumenti per prendersi cura dei propri dati, come vedete in questa immagine, è un'altra immagine del libro, perché i dati siamo noi, e il coronavirus ci ha dimostrato questo in modo inequivocabile e prepotente. I dati sono gli amici malati, sono le persone care che non ci sono più, e quindi proprio perché i dati siamo noi e siamo noi che li generiamo, è importante che il buon cittadino si prenda cura dei suoi dati e si riappropri dei suoi dati. E come si fa tutto questo? Beh, bisogna innanzitutto acquisire la consapevolezza che ogni volta che affidiamo le nostre vite alla tecnologia accettiamo uno scambio di valori. Ecco, il libro insegna tutto questo e insegna come attraverso la scienza dei dati si possono fare le scelte più sagge e appropriate e si possono trovare le sintesi più efficaci in questo mare di dati. Ma non solo in tempo di Covid e non solo in ambito sanitario, perché questi sono gli spunti per poi allargare il discorso ad ogni ambito della vita. E oggi chi comprende la scienza dei dati ha veramente un grande vantaggio competitivo in ogni ambito. L'incertezza di solito ci spaventa, ci rende insicuri, come ci ricorda la saggezza popolare, non lasciare il certo per incerto,
e come ci scrivono poeti, letterati, filosofi e psicologi di tutti i tempi. Chi vuole essere lieto sia del domani non v'è certezza, diceva Lorenzo de' Medici. O la conoscenza umana è incerta, inesatta, parziale, scriveva Bertrand Russell. Ecco, l'incertezza è da sempre sinonimo di insicurezza. Al contrario, quello che noi vogliamo cercare di spiegare nel libro è che l'incertezza, se quantificata opportunamente attraverso gli strumenti della probabilità, può dare dei vantaggi competitivi, può diventare una vera e propria forza. E la strada che ci porta ad appropriarci di questa forza ha un nome, è il pensiero critico, ed è il nostro vaccino. Il cittadino che si prende cura dei suoi dati è più al sicuro da furti di informazioni che spesso passano addirittura inosservati, perché i dati hanno un enorme valore, sono il petrolio del XXI secolo. I dati sono custoditi in banche dati e il termine banche sottolinea il valore che i dati contengono. E il valore è rappresentato proprio da queste informazioni, sono dei segnali che con un lavoro di minatori, un processo noto come data mining, si estraggono isolandoli dal rumore. Ma la catena del valore della scienza dei dati, sulla quale insistono delle competenze multidisciplinari, non termina qui. Bisogna passare alla conoscenza, che deve essere azionabile, deve ispirare delle azioni, deve essere operativa. Quindi i big data di cui parliamo nel libro hanno determinato una vera e propria rivoluzione nelle scienze sociali. E così come il telescopio, che ha permesso di esplorare l'infinitamente grande, ha determinato una rivoluzione in astronomia e in astrofisica, e in modo simile il microscopio, che ha reso visibile l'infinitamente piccolo, ha rivoluzionato le scienze biologiche e mediche, oggi stiamo assistendo a una rivoluzione nell'ambito delle scienze sociali, che hanno a disposizione un macroscopio che rende visibile le infinitamente complesse relazioni sociali. E che noi cerchiamo di far luce su queste relazioni e su questi strumenti. Per darvi un'idea un po' dei capitoli che animano il libro, c'è un capitolo che si intitola La matematica delle mascherine. Ecco, è molto importante capire cosa motiva e giustifica il fatto che portiamo tutte queste mascherine. La ricerca dimostra che le mascherine hanno un grande effetto sul rallentamento della diffusione della pandemia, perché proteggono sia chi le indossa sia le persone attorno. Diamo qualche numero. Una persona contagiosa, quando respira, diffonde circa 1 miliardo di particelle virali al minuto. Quando parla, quasi 10.000. Quando tossisce, le particelle diffuse diventano 100.000. E se starnutisce, 1 milione di particelle virali al minuto vengono sparse attorno. Ecco, più particelle virali viaggiano da una persona all'altra, più alta è la probabilità di infezione. Ecco, le mascherine bloccano, reindirizzano queste particelle virali e quindi riducono la probabilità di infezione. E allora nel libro spieghiamo questo. Immaginate di avere due persone, entrambe che indossano una mascherina efficace al 50%. Con efficace al 50% intendiamo dire che indossando la mascherina si dimezza la possibilità di infettare una persona suscettibile nelle vicinanze. Ora, cosa succede se due persone si incontrano e entrambe hanno una mascherina efficace al 50%? Beh, intuitivamente uno dice, va bene, il virus è ridotto del 50%. Ecco, vi sorprenderà scoprire che c'è un calo invece del 75% della probabilità di infezione. E se ci pensate è sorprendente e un po' controintuitivo che una maschera efficace al 50% può ridurre il rischio di infezione del 75%. Ecco, nel libro vi spieghiamo da dove nasce questo fattore controintuitivo, e questa è una delle cose un po' controintuitive delle probabilità che raccontiamo insieme a tante altre. Poi abbiamo un capitolo sulle bugie circondano il Covid, ma non solo il Covid. Ci sono le bugie bianche, che sono quelle dette a fin di bene, a una persona a cui la verità potrebbe procurare un danno. Sono un po' altruistiche, al contrario di quelle nere che sono pronunciate soltanto a fini, diciamo, egoistici. E poi ci sono le bugie blu, diciamo alla Trump. Sono quelle falsità dette a nome di una categoria di persone allo scopo di rafforzare i legami di gruppo, potremmo dire i legami della tribù. Non sono egoistiche perché sono dette a vantaggio del gruppo, che si rafforza al cospetto del nemico. E vengono pronunciate un po' per smania di esibizione, per provocare irritazione nell'avversario. Quindi entriamo poi nei dettagli anche delle diverse tipologie di bugie e le fake news. Ma spieghiamo anche quali sono i modelli che stanno dietro al calcolo del famigerato indice R con T.
nasconde una incertezza, e questa incertezza andrebbe comunicata, perché attorno a questo valore sono appese le nostre libertà di movimento, la possibilità di vedere i nostri cari, di mandare avanti la nostra azienda. Ecco, nell'immagine vedete un grafico di questo indice R.T. con una banda rossa, e la banda rossa rappresenta l'incertezza. Vedete che è più ampia all'inizio della pandemia. Questa è la stima che abbiamo fatto con dei colleghi dell'Università di Perugia e dell'Università di Bicocca, proprio all'inizio della pandemia. E la banda rossa all'inizio è ampia perché abbiamo pochi dati, poi si assottiglia e poi torna a essere più grande, perché questa è una previsione. Dalla linea verticale in poi abbiamo i dati, che eravamo ad aprile, a metà aprile, e poi abbiamo fatto una previsione, ed è chiaro che con le previsioni l'incertezza aumenta, e comunicare l'incertezza è fondamentale, soprattutto quando questi numeri ci tengono incollati alla televisione per sapere cosa ne sarà di noi la prossima settimana o durante le vacanze di Natale. E poi, una volta stimato R.T, si può determinare qual è la soglia minima di immunità di gregge, ovvero la percentuale di individui immuni che impedisce a una malattia infettiva di diffondersi in modo epidemico. E facciamo questo raccontando la storia di Alice, Bob e Carlotta. Sono dei nomi puramente fittizi, ma hanno il vantaggio di iniziare con le prime tre lettere dell'alfabeto. Quindi c'era una volta A, B e C, A si ammala, e C, che non trascorre tempo con A e quindi non viene infettata inizialmente, resta immune. Poi sulla scena entra B, Bob, che è un comune amico che passa tempo sia con A che con C, e allora poco dopo A, che è malata, contagia B, che a sua volta contagia C, e il virus si diffonde. Però se Bob è immune, questa sua immunità crea una barriera che protegge Carlotta dal contagio, e quindi crea una barriera virtuale che rallenta la diffusione del virus. Ecco, se volete sapere come finisce la storia di Alice, Bob e Carlotta, la trovate nel libro. Poi spieghiamo anche concetti legati a perché è importante fare due tamponi al termine di un'infezione. Beh, è intuitivo, questo aumenta la probabilità di essere effettivamente sani se l'esito di entrambi i tamponi è negativo. Ecco, qui l'intuizione ci aiuta, è giusta, ma entriamo nel dettaglio spiegando la probabilità che motiva la scelta di chiedere due tamponi negativi prima di riacquistare la libertà, almeno nella prima fase dell'ondata. Poi sono entrate in gioco altre considerazioni legate alla scarsità dei tamponi. E qui entrano in gioco i nostri eroi, che sono il reverendo Thomas Bayes e De Finetti, un grande probabilista italiano. Non entro nei dettagli, ma questi eroi ci accompagnano durante tutto il libro e ci danno modo di spiegare l'impostazione soggettiva alla teoria della probabilità. Ecco, le immagini che ho messo sono tutte immagini tratte dal libro, sono create da Teresa Sdralevic, la nostra grafica, che ci ha aiutato moltissimo nel nostro intento comunicativo, e come spiegava Armando all'inizio, fanno parte del sistema isotipo, e il modo in cui Teresa ha riletto con il suo tono leggero e ironico che la caratterizza questa modalità comunicativa, che ci ha reso il compito molto più facile. Ecco, la pandemia dei dati, fornisce in modo semplice e il più possibile divertente ed ironico, quando è possibile fare ironia in queste situazioni così difficili, gli strumenti che permettono di entrare nel cuore di un mondo governato dai dati e dalla rete, e in un mondo in cui i dati spesso vengono manipolati, e la vicenda di Cambridge Analytica ce lo insegna, o comunque usati per manipolare noi stessi, perché i dati raccontano di noi, proprio perché siamo noi che li generiamo, e permettono ad altri di conoscere le nostre abitudini, i nostri gusti e le nostre scelte. Ecco, con questo libro cerchiamo di, partendo dai coronadati, di mettere in guardia il buon cittadino su come, diciamo all'inizio, prendersi cura dei suoi dati. Antonietta, io direi, aggiungerei solo questo, che c'è un'appendice, proprio legandomi a queste ultime tue parole, sull'educazione civica. Noi forniamo alcuni esempi
di possibili lezioni di educazione civica proprio legate a queste competenze dateci dalla scienza dei dati e dalla teoria delle probabilità e da questa visione, che è una visione della filosofia, lo dicevo già l'altra volta, in un altro incontro, Bertrand Russell diceva che oggi l'unico compito vero, importante della filosofia è farci capire che viviamo in un mondo di incertezza e non costringerci però all'inazione ad essere comunque costretti a non fare nulla, insomma ad essere immobilizzati e inermi di fronte a tutto questo. Ecco, gli strumenti che vogliamo dare sono proprio di questo genere. Allora, qui abbiamo fatto un bel po' di propaganda a questi nostri libri, stiamo facendo un bel po' di propaganda positiva, appunto, stile pubblicità progresso, ma forse anche di più, nel senso che stiamo entrando nel merito di una serie di questioni anche teoriche, interessanti, importanti e utili per il cittadino. E questo è un esempio, prendiamolo pure, ci concederanno coloro che ci stanno ascoltando come appunto una propaganda di tipo positivo. Ma adesso, dando la parola a Tommaso Piazza, vogliamo parlare, sì, di una propaganda di tipo positivo, ma anche, insomma, più in generale di che cos'è la propaganda. E questo bel libro, importante libro, anche molto premiato negli Stati Uniti, di Jason Stanley, è l'occasione. E tra l'altro c'è una bellissima introduzione scritta dallo stesso Piazza, che lo ha tradotto, che proprio ci fa capire come la filosofia, in questo caso la filosofia analitica, possa essere utile per farci capire come funzionano certi fenomeni del nostro tempo e quindi fornirci anche questa volta degli strumenti operativi, cioè non costringerci all'inazione o semplicemente alla lamentela di qualche cosa che non ci piace, che non ci va, che ci manipola, eccetera. Cioè come difendersi appunto dalla propaganda e anche dalla manipolazione di cui parlava poco fa Giannetta Mira, che ai noi in rete è qualcosa di molto reale e di preciso. La parola a Piazza. Ok, grazie e buonasera, ringrazio dell'occasione per esservi presente in questa, diciamo, doppia veste. Da un lato sono come il rappresentante della posizione di Stanley, che è un, appunto, come è stato detto, un influente filosofo analitico che insegna a Yale, e anche in parte come diciamo mediatore, operatore di questa operazione di introduzione e proposta di questo libro al lettore italiano. E diciamo che partirei dall'osservare che la pubblicazione in italiano restituisce a questo libro una cosa che gli era mancata forse nella sua pubblicazione in inglese. È un libro attualissimo e lo era quando è uscito nel 2015 in inglese, ma non era un libro tempistico, perché è uscito nel 2015, cioè subito prima di una serie di eventi politici che poi hanno mobilitato schiere di filosofi a iniziare a riflettere sui modi molteplici nei quali il linguaggio, si può fare un cattivo uso del linguaggio, soprattutto nella sfera pubblica, di come appunto può essere il veicolo di diffusione di disinformazione, si faceva prima menzione delle fake news, quindi come il linguaggio usato in modo perverso può, diciamo, danneggiare la qualità della nostra convivenza democratica, appunto questo è avvenuto alla luce degli esempi storici, ad esempio delle elezioni americane del 2016 con Trump, o il fenomeno del Brexit, dove appunto, secondo molti, la vittoria al referendum è stata in parte frutto di una campagna di disinformazione. Il libro di Stanley sulla propaganda usciva subito prima, e adesso, diciamo, riuscendo nella sua edizione italiana, quando abbiamo alle spalle tutti questi episodi storici, diciamo, forse riconquista anche un tempismo che gli era mancato all'inizio, ma sicuramente conservando la sua attualità. Ora, diceva il direttore della collana che è un bel esempio di come la filosofia possa aiutarci a districarci con le complessità della nostra vita quotidiana, in questo caso ci mette in condizione di valutare meglio la qualità della nostra convivenza politica e della tenuta delle istituzioni democratiche nelle quali noi crediamo di vivere. Il libro di Stanley in parte è una... appunto, ha come obiettivo quello di definire un possibile cattivo uso del linguaggio, che l'uso propagandistico, diceva bene
Armando, che esiste in realtà anche un buon uso della propaganda, che è un uso emancipatorio e liberatorio della propaganda, ma diciamo la maggior parte del libro si concentra sull'uso diciamo cattivo, quello che danneggia e mina la qualità della nostra convivenza democratica. Quindi mette a disposizione gli strumenti della filosofia per capire cosa sia la propaganda. E una buona parte del libro, il capitolo quarto, è dedicata a mettere a disposizione gli strumenti di una disciplina che è in realtà molto tecnica, che è poi quella che insegno io nei miei corsi all'Università di Pavia, che è la filosofia del linguaggio, in particolar modo la semantica e la pragmatica, e Stalle mobilita la strumentazione tecnica di queste discipline, che sono di per loro molto, molto astratte e sicuramente depoliticizzate, per cercare di andare a scavare i meccanismi attraverso i quali la propaganda riesce ad operare il suo intento. E il suo intento qual è? Quello di convincere noi che siamo i destinatari di un messaggio propagandistico, spesso in modo non razionale, a perseguire certi obiettivi. E c'è un senso più comune di propaganda, per cui questi obiettivi noi siamo convinti a perseguirli perché siamo sensibili in modo non razionale al linguaggio di certi valori, e questi fini che noi veniamo convinti a perseguire sono dei fini che promuovono quei valori nel linguaggio del quale quel fine è promosso. Ma il tipo di propaganda, veniva evocata prima questa distinzione tra propaganda negativa e positiva, che è più interessante e che viene fuori dal libro di Stanley, è una accezione negativa, in inglese Stanley la chiama undermining propaganda, che è una propaganda che in realtà ci vuole convincere a perseguire in modi non razionali dei fini, utilizzando un linguaggio ispirato a dei valori che in realtà quei fini tendono non a promuovere, ma a compromettere e a calpestare. E questo tipo di propaganda, appunto negativa, è chiaramente mette in scena una forma di inganno molto più profonda di quella positiva, cioè di quella che invoca dei valori ma per perseguire dei fini che promuovono quei valori. Perché se noi siamo convinti da un messaggio propagandistico di questo tipo, noi siamo convinti di promuovere fini che di fatto stiamo concorrendo a compromettere. O perché appunto siamo indotti a credere di vivere in una società che realizza valori che in realtà sono sistematicamente calpestati. C'è un esempio, non voglio dilungarmi troppo, ma c'è un esempio che è ricorrente in tutto il libro di Stanley, è il dibattito pubblico negli Stati Uniti, per ciò che riguarda lo stato sociale. Secondo Stanley, tutte le volte che si parla dello stato sociale negli Stati Uniti si attiva un meccanismo linguistico che innesca dei pregiudizi diretti di discriminatori contro le persone di colore, rappresentandole come indolenti, pigre, che vivono alle spalle dello Stato, e quindi di fatto nel momento in cui, evocando la nozione di stato sociale, ad esempio, si cerca di promuovere un dibattito pubblico razionale su quali siano le misure più giuste per promuovere l'equità sociale, eccetera, in realtà si sta compromettendo la ragionevolezza della deliberazione, perché si sta escludendo dal dibattito la prospettiva delle persone di colore. Questo, diciamo, quantomeno è la tesi di Stanley, è comunque un ottimo esempio di come funzionerebbe questa propaganda negativa. Appunto, come dicevo, se siamo interessati a capire come funziona e quali siano i meccanismi pragmatici e linguistici che sono sottesi a questo tipo di discorso pubblico, sicuramente appunto il libro di Stanley è uno strumento eccellente, in parte per capire la natura di un certo pericolo che minaccia, diciamo, l'integrità della nostra convivenza democratica, e in parte anche per magari elaborare delle efficaci contromisure che appunto possono sono sempre interne al linguaggio e solitamente hanno a che fare con la capacità di distanziarsi da certe associazioni che sono ormai sedimentate, implicite nel linguaggio, nel modo in cui viene usato nel linguaggio pubblico. Non mi dilungo oltre, in realtà il libro è ricchissimo di spunti, la filosofia del linguaggio non è l'unica disciplina
che viene mobilitata per aiutarci a capire la propaganda e i suoi effetti, ma anche l'epistemologia o filosofia della conoscenza, che dir si voglia, ha un ruolo molto importante nel descrivere gli effetti che sono fondamentalmente gli effetti di incapacitazione dell'azione politica da parte di chi è oppresso dalla propaganda. Ora, non voglio rubare altro tempo, quindi diciamo forse quello che ho detto è fin troppo. Spero comunque di avere in qualche maniera di essere riuscito a veicolare, diciamo, i vari motivi di interesse che circondano questo libro, e poi magari mi riservo, se ci fosse tempo in conclusione, di dire qualche ultima battuta sul libro. Abbiamo ancora, sì, in realtà siamo un pochino fuori dalla nostra tabella di marcia, ma comunque vi ringrazio moltissimo Tommaso Piazza, perché ci ha fatto capire anche bene come gli strumenti messi in gioco da Stanley siano attuali e diventano sempre più attuali. Un libro scritto, spesso il destino dei libri di filosofia, noi speriamo anche di questa collana, è proprio questo. Insomma, dicevo, 10 anni fa siamo partiti con Rovelli, sono tanti altri libri che noi abbiamo pubblicato. Questo di Stanley è un bel esempio di un libro di come la filosofia scritta, magari un libro scritto magari in un momento in cui aveva in mente un certo fine, poi ha degli usi che sono utilissimi anche in altre situazioni, e oggi in particolare lo sono, dopo che abbiamo visto la Brexit, la campagna sulla Brexit, dopo che abbiamo visto la campagna di Trump del 2016, è lì che poi sono esplose le fake news, la post-verità, l'Oxford Dictionary aveva detto parola dell'anno la post-verità, questo rimanda a un grande dibattito anche filosofico precedente, ma comunque insomma siamo nel pieno di problemi che la filosofia affronta da moltissimo tempo. Oggi si tratta di metterli a disposizione di un pubblico sempre, sempre più largo. E oggi sono le tecnologie, lo abbiamo detto tante volte, il principale motore di una serie di problemi. E quindi nel ridare la parola a Sarrazini, appunto, tornerei un po' sulla questione delle tecnologie, no? E per esempio della tracciabilità, cioè come i nostri diritti possono essere messi in discussione dalla tracciabilità. Come dovrebbe funzionare la tracciabilità per essere rispettosa dei nostri diritti? Come invece lo è stata, non lo è stata, in alcuni casi lo è stata, in altri no. Se è meglio avere una tracciabilità che dura poco e quindi mette in discussione i nostri diritti per poco tempo, ma poi finisce lì, oppure il modo in cui la durata stessa, non solo la questione della regola e dell'eccezione, ma anche la questione della più o meno lunga durata di una crisi può mettere più o meno in discussione i nostri diritti di fondo. Insomma, sono tante domande, ma insomma, calandoci di nuovo in questo bel libro, La giusta distanza, tra l'altro il titolo è molto bello, devo dire, pensato dagli autori, vediamo di fare qualche considerazione finale su questa nostra chiacchierata. Certo, grazie mille, io ringrazio Mondadori per questa opportunità, ma ringrazio anche chi è stato il mio compagno di viaggio, il professor Santosossi, in questa splendida esperienza. Dovete sapere che questa esperienza nasce il pomeriggio di Pasqua del 2020, appunto in pieno lockdown. Mi ha telefonato il professor Santosossi dicendomi: scriviamo un libro sui diritti e sulle nostre libertà che ci sono impedite. Bene, io vorrei focalizzare il mio intervento su tre aspetti, proprio partendo dal titolo che è stato dato a questo incontro, cioè diritti, società e pandemia dei dati, perché tutti questi tre aspetti sono stati affrontati nel nostro libro La giusta distanza. I diritti, vi ha già raccontato il professor Santosossi un po' di questi DPCM, come hanno impattato sulla vita di tutti, e questo è uno dei motivi, cioè il coinvolgimento di tutte le nostre libertà, di tutti i cittadini in questa situazione, ci ha portato anche a usare un linguaggio che sia comprensibile a tutti, un linguaggio con una precisione tecnica sicuramente, ma che vuole essere, questo vuole essere un libro per una lettura davvero aperta a tutti, perché questa situazione coinvolge ognuno di noi. Abbiamo, diciamo, usato questa figura, quella degli anelli delle libertà. Se ci pensiamo, prima di febbraio noi circolavamo liberamente, quasi non ci accorgevamo di quanto anche fossimo distanti dalla nostra abitazione. Poi pian piano questi DPCM, anche le ordinanze per esempio della regione Lombardia dove io vivo, ci hanno pian piano ridotto gli anelli delle libertà.
libertà che questa figura che noi usiamo si sono stretti sempre di più intorno a noi. Prima ci hanno impedito di uscire dalla regione, poi dal comune, poi per esempio in regione Lombardia ci hanno imposto di rimanere in prossimità dell'abitazione, nei famosi 200 metri. Ecco che poi l'anello diventa strettissimo per quelle persone che devono vivere il lockdown da positivi all'interno di abitazioni condivise con i familiari. Quindi qui le linee guida del Ministero, che sono valide tuttora, invitano la persona a rimanere in una stanza da solo con un bagno dedicato e a non condividere per esempio i pasti con i familiari, quindi l'anello è davvero strettissimo. Bene, vado veloce sui, diciamo, sugli altri due aspetti. Abbiamo analizzato anche la società. Per noi analizzare la società è stato interessante perché abbiamo analizzato le reazioni al lockdown e quindi cosa è significato vivere il lockdown. È già stato accennato prima, pensate che nelle prime sei settimane di lockdown in Inghilterra le telefonate per violenze familiari sono aumentate del 50%, i femminicidi in Messico del 9,1%. Poi registriamo però anche reazioni, se vogliamo, più leggere. Un'idea, ad esempio, rivoluzionaria lanciata da un imprenditore francese che si chiama Nadine Gwen, che ha proposto di vendere la Gioconda per 50 miliardi per salvare il mondo della cultura francese. Ci sono anche reazioni più personali nell'ambito familiare, quali per esempio l'aumento, alcuni avvocati registrano un aumento del 30% delle cause di separazione, evidentemente per questa convivenza forzata. Ma nota positiva, uno studio di un ospedale romano ha registrato un aumento del 14% dei concepimenti avvenuti con successo e in maniera naturale per quelle coppie che si sono sottoposte alla procreazione medicalmente assistita e che nel periodo di lockdown hanno proprio interrotto la procreazione, le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Ma non meno importante anche la produzione sotto il profilo artistico, per esempio. Ci sono, se vi ricordate, Bansky ha riempito il bagno di casa di topolini piuttosto che ci sono canzoni, J-Ax, Checco Zalone, Gramaro hanno fatto canzoni dedicate al Covid, quindi se vogliamo è stato anche tutto sommato un periodo fertile, diverso ma sicuramente fertile. Passando invece a quello che è il tema centrale e su cui vorrei soffermarmi è il discorso del trattamento, che risponde un po' al concetto di pandemia dei dati. Nel libro abbiamo utilizzato questa metafora. I dati circolano come circola il virus. Quindi una persona oggi nel 2020 soprattutto in internet, comunque attraverso la tecnologia, diventa un ammasso di dati. E questi dati, usando una tesi già sviluppata nel 1973 da Stefano Rodotà, per chi non lo conoscesse, Stefano Rodotà è stato professore di giurisprudenza per tutta la vita, insomma, e soprattutto garante della privacy, aveva sviluppato questa idea secondo cui non si potesse impedire la circolazione del dato, ma in qualche modo la si dovesse governare. E su questo si basa un po' tutta la nostra legislazione sul discorso della tutela dei dati, sia a livello nazionale che anche a livello europeo, con il famoso GDPR, che insomma, il regolamento europeo del 2016. Dicevo, abbiamo sviluppato questo parallelismo con il virus perché così come il virus circola e non abbiamo ad oggi strumenti per impedirne completamente la circolazione, ma possiamo in qualche modo limitarla perché usiamo i dispositivi di protezione individuale, piuttosto che sanifichiamo gli ambienti, igienizziamo spesso le mani, quindi cerchiamo di controllare la diffusione del virus, lo stesso avviene per i dati. Un settore, se vogliamo, abbastanza innovativo e che riguarda le tecnologie, dove la discussione sui dati si è sviluppata in maniera molto serrata, è stato proprio quello del digital contact tracing. Ora, cosa significa digital contact tracing?
Partiamo un po' più indietro. Il contact tracing è la ricerca dei contatti di un soggetto positivo al virus. Questa ricerca normalmente, storicamente, viene fatta attraverso delle interviste da parte dell'autorità sanitaria alla persona che è positiva. Bene, in questa pandemia si accosta perché non si sostituisce quella che è la forma digitale di questa ricerca dei dati, forma digitale che si è avuta attraverso lo sviluppo di applicazioni come quella che in Italia che tutti conosciamo, che ha preso il nome di Immuni. Abbiamo nel nostro volume analizzato le esperienze che si sono sviluppate e che abbiamo ritenuto le più significative in giro per il mondo e abbiamo notato importanti differenze, perché abbiamo un blocco che possiamo definire asiatico, dove capofila è la Corea del Sud, che ha sicuramente utilizzato un sistema di ricerca di tracciamento più incisivo. Più incisivo, ma sicuramente allo stesso tempo più invasivo della sfera privata dei soggetti. Perché? Perché oltre a un'applicazione che si chiama Corona 100, dove sostanzialmente la tecnologia utilizzata è quella del GPS, quindi segue lo spostamento delle persone, a questi si sono accostati una serie di altri dati, quali ad esempio quelli sulla videosorveglianza pubblica, piuttosto che l'accesso a strutture mediche e farmacie e anche l'utilizzo dei dati delle carte di credito. Quindi un approccio molto molto invasivo. Abbiamo poi una, se vogliamo, esperienza intermedia, che è quella di Israele. Lo Stato di Israele, dovete sapere, che è partito in maniera molto spinta, perché ha utilizzato l'agenzia di antiterrorismo per la ricerca dei contatti, insomma, per fare tracciamento. Con un intervento della Corte Costituzionale israeliana, però, è stato impedito l'utilizzo di questa agenzia e quindi si è utilizzato un metodo più vicino a quello che utilizziamo in Europa, ma comunque molto, come dire, invasivo, perché nel nostro libro riportiamo un'immagine della pagina del Ministero della Salute israeliano, dove si vede chiaramente i punti di esposizione, vengono definiti, dei soggetti positivi. Ma se li guardate, è vero, sono anonimizzati, ma sono talmente puntuali da rendere una persona riconoscibile. Abbiamo infine il blocco europeo, che è quello che a cui risponde l'app Immuni, che utilizzando il GDPR, quindi questo regolamento europeo del 2016, utilizza un approccio, se vogliamo, più morbido. Approccio più morbido che viene sintetizzato in un documento della Commissione europea che è stato definito Toolbox e a cui gli Stati si sono adeguati. Innanzitutto più soft, perché? Perché la tecnologia utilizzata non è quella del GPS, ma è quella del Bluetooth Low Energy. Non mi soffermo sui tecnicismi, ma di fatto opera in maniera molto, molto differente. Questo è stato fatto perché si riteneva che l'approccio più soft fosse più tutelante per l'individuo. Bene, noi abbiamo analizzato queste esperienze e ne abbiamo tratto sotto il profilo giuridico e quindi sotto il profilo proprio della giurisdizione che ruota intorno al discorso dei dati e della tutela dei dati, abbiamo sviluppato quello che è il nostro pensiero con il pensiero critico, se vogliamo, perché se da un lato questa struttura è più leggera, dall'altro lato deve fare anche i conti con un utilizzo prolungato nel tempo e quindi una sorveglianza prolungata nel tempo. E quindi, seppure non siamo contrari in via assoluta a questa tipologia di controllo, però la modalità con cui è stata applicata in Europa, oltre ad aver reso meno efficace il controllo, l'ha tutto sommato anche in qualche modo spostato verso un controllo costante e quindi su cui abbiamo avuto un approccio critico. Bene, io ho concluso, direi che se gli argomenti del mio intervento vi hanno interessato, sicuramente vi piacerà anche il libro La giusta distanza, scritto con il professor Santo Suosso, perché oltre a questi argomenti tratta davvero di molto molto altro. Vi ringrazio.
Bene, grazie, grazie a Sarazzini. Io ringrazio tutti, ringrazio la mia coautrice della pandemia dei dati, Antonietta Mira, ringrazio Santo Suosso che non c'è più, che ci ha lasciato da non molto, in realtà, che ha fatto l'intervento iniziale, ringrazio il professor Piazza. Insomma, i tre libri ve li ricordiamo. Tanto La propaganda purtroppo non è ancora in libreria, ma lo sarà tra poco, diciamo tra una settimana. Invece i due libri sono già disponibili sia nelle varie piattaforme online, IBS soprattutto, credo anche Amazon. La pandemia dei dati, ecco il vaccino, che abbiamo scritto io e Antonietta Mira, La giusta distanza, le nostre libertà dopo Covid-19, che è stato scritto appunto da Sarazzini insieme ad Amedeo Santosuosso. Sono tutti libri che veramente fanno, io credo che siano veramente importanti per il momento attuale, per fare in modo che non subiamo, diciamo, troppo passivamente delle decisioni prese altrove. Sono dei libri antipaternalistici. Il paternalismo non ci piace, ci piacciono le libertà, ci piace ragionare con la nostra testa, ed è per questo che continuiamo ad insistere in questa collana con il pensiero critico. Ed è la filosofia che, insomma, fa da trade union, ma anche la scienza, perché la filosofia da sempre è collegata alla scienza, alla conoscenza, al conoscere le cose, a conoscere i meccanismi della conoscenza e a conoscere anche che cosa ci può ingannare, e quindi individuare quel vaccino che ci permette di difenderci. Grazie davvero a tutti. E grazie Armando. Prossima. Grazie a te, grazie a Mondadori. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.